riplive.it. The next step. Ehi, Cree, che cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede: tentare di conquistare Canigrate e il mondo. La fede con la Cree, la fede con la Cree. Queste esploratrici tingono Riplive di rosa. Insieme fanno scintille, ne combinano sempre mille. Che coppia! La fede con la Cri, 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 Cri. Ciao Cri, sono la Fede. Ciao Fede, che bello ritrovarti qui. Allora, voglio assolutamente una versione di Acme in cui al posto di esserci la Fede con la Cri, la Fede con il prof, ci sia anche la Fede con il fratus. Beh, sarebbe carina, è un'idea da tenere ben presente. Perché un pochino me la merito, dai. Hai ragione, se vogliamo fare le cose in famiglia, una parte con te manca, in effetti. Hai ragione. Allora, benvenuti a tutti, non sono ovviamente la Fede, sono il fratus, perché è Halloween e quindi c'era bisogno di una voce dell'orrore. Grande trasformazione avvenuta in diretta, benissimo. No, in realtà la Fede purtroppo nella puntata di Halloween non se la sentiva dal punto di vista emozionale. Dice: mi agito, divento rossa, non so portare avanti questa trasmissione. E quindi abbiamo deciso di bloccarla sul treno praticamente. Adesso magari comparirà una Fede incazzosa di base, perché quando uno rimane bloccato sul treno presumo che diventi incazzoso subito, sì, così. Ma sì, la parte che ti fa incazzare di più non è tanto la situazione, che sicuramente dà fastidio, paradossale, eccetera, ma è tutta la rabbia che si respira nell'aria, perché magari tu stai anche tranquillo sul treno in ritardo, soppresso, pazienza, sai, dopo un po' che fai il pendolare ti ci fai anche un po' il callo. Ma la parte peggiore, quella che infoia proprio, è quello che si è seduto di fianco, quello... perché invece lui non si è ancora abituato. No, mai. È il gruppo. È sempre così, che la rabbia viene fomentata dal gruppo. Homo hominis lupus. Vedi, guarda, posso fare anche le citazioni colte da questo punto di vista. No, però è vero, è successo questo. La Fede è rimasta bloccata sul treno, però noi non volevamo perdere la puntata, allora cominciamo così. Io non farò la voce femminile di Becky per tutto, perché sì, ho un aneddoto anche sulla mia voce femminile, ma non è questo il luogo in cui raccontarlo, perché si sa, sono ricco di aneddoti. Ci saranno miei aneddoti anche in questa puntata, ma non legati al mio lato più femminile di quando ero bambino. Però vabbè, ok, ho alzato l'hype sulla cosa, dai. È la puntata di Halloween, cade anche con il fatto della puntata legata al mondo delle donne, che vede protagoniste la Fede e la Cree, e quindi credo che sia il momento di lanciare quel pezzettino, quel gingolino che permette alla Cree di introdurre quale via si andrà a conquistare, giusto? Siamo tutti pronti, allora okay, cominciamo. Vediamo cosa succede. Che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Agatha Christie. Oh, è così che si fa allora, perfetto. Quindi, via Agatha Christie. Così, a scanso di equivoci, prima di aprire tutti quei file che abbiamo, che sono stati preparati dalla Fede su Agatha Christie, di cui potremmo dire anche i sette nomi, quando è nata, dove è nata e simili. Tu, prima di sbirciare su quei file lì, cosa sapevi di Agatha Christie? Ma una cipa di niente, ragazzi. Ah, okay. Ma noi ci diciamo sempre che Acme è prima di tutto un programma culturale che accultura noi stesse. Ok. Quindi ci piace poi andare a sviscerare le vite dei personaggi che vi raccontiamo. Ci piace venire a scoprire che hanno 10 nomi, ma poi c'è lo pseudonimo con il quale diventano famosi, che magari hanno 8 padri, 4 madri e 50 fratelli e sorelle, tutti diseredati. Si scoprono un sacco di cose, da dire la verità, E poi è bello anche venire a sapere perché poi quel dato personaggio, che può essere un artista, uno scienziato, è arrivato al podio, insomma è diventato famoso con quel libro, quel quadro, quella scoperta scientifica. Quindi capire da dove è arrivato lo stimolo per poi diventare, in questo caso, Agatha Christie. Agatha Christie. E tu hai mai letto qualcosa di Agatha Christie? Probabilmente sì, fammi vedere. Vabbè, allora dai, diciamo che c'è Assassinio sull'Orient Express. No, manca. Che è forse il più famoso di tutti. E poi 10 piccoli indiani. No. Sono, o comunque, questi sono i due titoli che ricordo, perché sono i due libri che ho letto io. Ma poi ci sono anche i vari personaggi di Hercule Poirot,
Poi adesso perdonatemi, ho fatto sei morti con la pronuncia probabilmente, perché non so se Hercule, Poirot o Hercules, Poirot, non lo so. Però penso che è il suo investigatore. Poi c'è Miss Marple, e quindi i vari personaggi che lei è andata a creare. Andremo a vederli durante questa puntata. Però così, volevo subito sentire, così tassare il polso della nostra cabina, per vedere l'autrice forse più prolifica e con più conosciuta probabilmente di gialli, se avessimo letto qualcosa. Io ne ho letto uno e mezzo, perché Assassino sull'Orient Express non l'ho finito, non perché non sia bello, ma per altri mille aneddoti della mia vita. Invece Dieci piccoli indiani è il libro di Agatha Christie che ho letto e che mi è piaciuto tantissimo, tra le altre cose. Quindi io lo consiglio a chiunque abbia voglia di leggere del giallo. Vedi, quindi dalla puntata di Acme, dalle tue esperienze riguardo alla lettura di questi suoi libri, ho adesso proprio voglia di leggere un libro di Agatha Christie. Speriamo che sia venuto anche a voi. Puoi andare a casa e leggerti Agatha Christie. Perfetto. Penso allora, di averlo a casa, tra l'altro. Sì, dai, penso sì, che un l'ho. Libro di Agatha Christie l'abbiano tutti. E poi comunque si trovano online facilmente, in maniera più o meno legale. Sì, dai. Hai ragione, quello sì. Allora cominciamo con quelli che sono i virtuosismi di Acme, che ci permettono di sapere poi realmente le cose relative. Io ti butto lì la mia prima, che è una roba che in pochi sanno, che poi vado a introdurre. Perdonami, già da adesso, se non sarà la canonica puntata come con la Fede. Ci piacciono le improvvisate. Ok, allora, Dame Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan, nota come Agatha Christie, nata a Torquay il 15 settembre 1890 e morta a Wallingford il 12 gennaio 1976. In questo caso è abbastanza facile: 1890, 1976, 86 anni di bravo! No, una signora attempata che però ha tenuto tutti sul brivido con i suoi romanzi. E parto subito con una roba che mi ha colpito. Come ho saputo che dovevo sostituire la Fede, ho letto Dame Agatha Mary Clarissa Miller Lady Mallowan. Perché Christie? E allora sono andato a leggere, cercato? No? E lei si è trombata tale Omino. No, è vero, perdonami. Lei ha avuto un... anche perché stiamo parlando del 1890, quindi lei si sarà sposata più o meno quanto a 20 anni o qualcosa di simile. Quindi gli inizi del Novecento non si usava il termine trombare. Comunque... Ha copulato e si è unita biblicamente con tale Archibald Christie. In 1906 a Parigi. Archibald Christie, colonnello della Royal Flying Corps, con cui si fidanza. Un personaggione, in effetti. Sì, poi si sposano e lei diventa Agatha Christie. E io ho pensato ad oggi, 2017, che incontri il colonnello Archibald Christie e tutto in un tratto non sei più la dottoressa Maria Cristina Varotto, ma diventi la dottoressa Maria Cristina Christie. Cioè è una cosa che forse oggi non esiste quasi più. Ma sai, tante volte abbiamo affrontato questo tema con la Fede, soprattutto da quando io e lei improntiamo i nostri incontri sul personaggio femminile. E nella maggior parte dei casi la donna in questione poi prende nome dal marito, insomma dal compagno col quale poi trascorre parte della sua vita. Come è giusto che sì. Certamente. Parte della sua vita, perché poi, non per assurdo, però si ripete spessissimo nei casi che abbiamo citato nelle puntate di Acme al femminile, che le donne sono molto molto emancipate dal punto di vista delle loro vite, quindi prendono in mano la situazione. Quindi quello che anche in questo caso è il marito lo rimane, ma neanche per tanto tempo. Sì. Poi in questo caso hanno una figlia sola, però ci sono moltissimi casi in cui la donna nemmeno si sposa, per esempio. È vero. Quindi, vero, negli anni passati, nel secolo scorso, succedeva che ci sposiamo, prendo il tuo cognome, facciamo 8 figli, ma quelle donne che sono diventate realmente simbolo di questo genere, che poi è il nostro più bello, scusa. Del vostro genere, cioè, ok. Poi davvero, che sono quelle che si lasciano, non ho capito, qual è il genere? Sì, sono quelle okay. Che pigliano. Le emancipate, ma che rimangono da sole. Sì. Okay. Decidono loro. Sono anche Ho strappato un sì di quel... Sono anche un po' disturbate mentalmente. Ah, ok. È tutto un parallelismo. Chiaro. Adesso entrerà la Fede probabilmente con un'accetta per chiarificare tutto. Perché effettivamente anche Agatha Christie
poi si molla con Archibald. Sì. E lui se ne va via, lei va in fissa totale e poi si rimetterà con un altro che però ovviamente non fa Christie di cognome. E quindi tu immaginati che stai, scusi, lei chi è? Al circolo bene, no? Sai quelli del... Sì. Lei è? E sono Matthew Galloway, non lo so, ho inventato un nome. Chi è? Sono il marito della signora Miller. Ma scusi, chi è la signora? Agatha Christie. Ah, ok. E tu andrai in giro tutta la vita con... tua moglie che ha ancora il cognome del suo ex marito. Che fissa, cioè è proprio una roba che oggi sarebbe difficile, dai. No, oggi assolutamente. Ma c'è qualche caso in cui mi viene presentata una donna che porta il cognome del marito? Rari casi, sì, ma ancora succede. È vero, è vero. Molto più spesso. C'è neanche una famosa, per dire, nel cinema. Tu sai chi è Sean Penn? Sì. Ok. Lui era sposato, poi si sono lasciati con Robin Wright Penn. Però... e lei era conosciuta così, come Robin Wright Penn. Quando si sono lasciati, lei ha cominciato a farsi chiamare Robin Wright. Perché ovviamente non era più la signora Penn. Certo. E io ogni volta che andavo al cinema e leggevo Robin Wright, cioè non è che sono stupido, però il di primo acchito non mi veniva il... ma chi cazzo è Robin Wright? Poi la vedevo sullo schermo e dicevo: ah! Ma è la ex di Penn! Perché comunque ormai l'avevo associata a questo, che per chi non lo sapesse è la... protagonista femminile di House of Cards, visto che quello è molto famoso. Vedo un cenno di assenso assoluto, certo, della Cree che ha un punto di domanda stampato in faccia. Però in questo caso Penn era famoso, quindi ci stava portare il cognome del marito. Però la Shura Maria che porta il cognome del... scusa, era il colonnello Royal Flying Corps. Hai ragione. Però in Italia dei giorni d'oggi non ha più senso, ragazzi. No, è vero, cioè, è vero. Toglietevelo, perché... cioè, a meno che vostro marito non si chiami Fratus di cognome. Vabbè, allora è un'altra cosa. Però effettivamente mi aveva colpito fin da subito questa cosa: 17 nomi ed è conosciuta con un altro. Ci può stare, almeno ci può stare. Agatha si chiamava. Per tutti quelli che si stiano ponendo il dubbio, prima di mandare la prima canzone, Agatha Christie, come si scrive? Come Agatha, H-A CH Christie, che lo dico perché è tutto pomeriggio che scrivo Agatha senza l'H cercando canzoni e Google mi dice: oh, coglione, ma ti manca l'H. Ti manca un H per trovare le canzoni di Agatha. È impossibile trovare canzoni legate a Agatha Christie. No, cioè, se tu cerchi Sophia Loren, ci sono 10 gruppi che hanno fatto canzoni su Sophia Loren. Se voi scrivete Maria Cristina Varotto, ci saranno almeno 10 cantautori del Sempione che hanno già composto delle canzoni su Maria Cristina Varotto. Ma nessuno ha composto canzoni su Agatha Christie. Perché probabilmente è sempre stata controversa. Sai, comunque lei ha iniziato a produrre nel tempi della guerra, quindi... quando anche non si dedicavano alle canzoni. Anche un po' manipolata, forse. Anche un po' controversa come personaggio. Può essere. Sì, può magari essere. Non era neanche tanto bellina, sai. Andremo a controllare. Adesso la guardiamo. Andremo a controllare. Intanto passiamo alla prima canzone di questa puntata strana di Acme. Strana perché manca la Fede. E strana perché io non so condurre Acme. Stai andando benissimo. Ok, benissimo. Allora, visto che siamo nella zona legata ad Halloween, a livello temporale, il momento in cui lo stiamo registrando, poi voi magari starete riascoltando questo podcast ad agosto e vi dite: ma che cazzo c'entra questa canzone che noi stiamo ascoltando? Le motivazioni sono due. Questa settimana, o più o meno, è Halloween, perché oggi è il 26 ottobre, il 27 ottobre, giusto, è vero, il 31 ottobre è Halloween e quindi siamo lì in zona, così, e noi mettiamo questa canzone che è Profondo Rosso dei Goblin, che è perfettamente a tema. Per te invece che la stai riascoltando nel futuro, prima di tutto spero che il mondo sia un posto migliore. E due, non abbiamo messo canzoni di Agatha Christie perché cazzo nessuno ha dedicato una canzone ad Agatha Christie. Quindi ci dispiace per te, Agatha. Ti becchi i goblin. A dopo. Però è bella questa, dai.
fondo rosso. Lo eseguono i Goblin. Fondo rosso. Lo eseguono i Goblin. Così sembrava voluto. Va bene. Un consiglio a tutti coloro che fanno web radio nella vita è: controllatele completamente le tracce prima di passarle, perché potreste trovare dei passaggi così. No, allora effettivamente abbiamo cercato le canzoni un po' all'ultimo, diciamo così, e su Profondo Rosso dei Goblin sono andato via tranquillo. Non mi aspettavo di trovare una Profondo Rosso. La eseguono i Goblin. Però ci stava. Bellissimo, una presentazione alla Vai Buongiorno. Infatti, cioè, ci siamo guardati io e la dottoressa Maria Cristina Cristi e ci siamo detti: oh cazzo, vabbè, facciamo finta di niente. Ma ovviamente non riusciamo non a farlo. Allora, comunque questa è una puntata di Acme, ricordiamolo, e bisogna dare svariate informazioni. Io mi sono sottolineato tutte le cose di cui abbiamo parlato nella nota biografica preparata dalla Fede e non abbiamo detto niente. Praticamente ho sottolineato il nome e il fatto che si è sposata e ha divorziato. Ma devi sapere che anche con la Fede andiamo a braccio. Ah, cioè, ok. Ovviamente abbiamo la base, tot di informazioni da dare nell'arco della puntata, però tutto sommato ci confrontiamo su quello che viene fuori. Cioè, io dico la mia, lei dice la sua, cosa ne pensi tu? Ma secondo te, secondo me, abbiamo avuto anche un momento di femminismo, no? Cioè, certo. Nel senso, perché l'abbandono del... Chiaro. Ah, ok, va bene. Allora diamo in linea. Una piccola connotazione storica comunque legata a Clarissa Miller, a.k.a., come si dice oggi, Agatha Christie, che allora lei è nata nel 1890 e mi piace la prima frase che viene riportata, ve la leggo proprio specifica. Tra le sue opere si annoverano, oltre ai romanzi gialli che l'hanno resa celebre, numerosi racconti, 19 opere teatrali e anche alcuni romanzi rosa scritti con lo pseudonimo di Mary Westmacott, probabilmente è la pronuncia. Voi pensate, io sono andato a cercare anche se c'erano canzoni dedicate a Mary Westmacott, perché ho detto, qualche magari cantante l'ha voluto certo. fare, sei un po' l'alternativo. Niente, neanche Mary Westmacott, che faceva romanzi rosa. È proprio una vita senza fan classici, senza... Perché di solito la prima cosa che... C'è una canzone dedicata a qualsiasi donna, a qualsiasi nome, dai, cioè, anche banalmente, se tu, dai, quante canzoni ci saranno dedicate a Maria? 1000, cioè, parti così e ti viene subito in mente Maria, you gotta see her, così, e tu dici, ok, c'è, e ci ho pensato un secondo, ci saranno... canzoni per ogni nome. Non c'è una canzone per Agatha? No, probabilmente forse per i suoi personaggi. Cioè, ha portato sfiga a tutte le Agathe del mondo, però poi... È vero, nessuno le ha dedicato una canzone. Neanche, non lo so, qualche gruppo emergente...
E questa è la cosa assurda. Cioè, su YouTube, che è un po' la nostra memoria storica, anche musicale, non ci sono canzoni dedicate ad Agatha, o perlomeno io non le ho trovate. Avrei potuto magari cercare Mary, cioè andava un po' più facile. Mary è andata via, l'hanno vista piangere. Ok, ecco, te lo ricordi? Sì, purtroppo. La cosa incredibile è che è la seconda volta in una settimana in cui gemelli diversi con Mary vengono portati alla mia attenzione. Ma mi spiace. Tutto ciò fa parte della mia triste vita, purtroppo. Comunque, dicevamo, è considerata una delle scrittrici più influenti e prolifiche del XX secolo. Giornalista di fama mondiale, bomba, e io ho letto un suo libro e tu neanche. Quindi non siamo proprio messi in linea. O magari è una di quelle autrici di cui, sai, tutti hanno sentito parlare, tutti sanno 10 piccoli indiani, tutti sanno Omicidi sull'Orient Express, ma poi l'hai letto veramente? Bisognerebbe indagare. E questa è la cosa che a me è capitato molto spesso, di essere in delle situazioni in cui ti dicono, che so, Beatles, faccio un esempio banale, no? I Beatles. Ma magari i Beatles sono anche i Pink Floyd. Okay. Questo più è i Pink Floyd. Cazzo, i Pink Floyd. Come i Pink Floyd, figa, non c'è nessuno come i Pink Floyd. Ma dimmi una canzone. E tu sei dai. Lì che dici: ti prego, non dirmi come si chiamava il chitarrista o no, la tua canzone preferita. È perché lì? Poi tu sei lì e dici: io ad esempio ho un problema con i Pink Floyd. Continuo a confondere costantemente le canzoni di Pink Floyd con quelle dei Deep Purple. Ma non è, cioè, quando devo parlare dei Pink Floyd o dei Deep Purple io mi incasino, perché li conosco bene entrambi, ma io ho una cultura musicale che è basata sull'ascolto, non è basata sulla ricerca. Non so se ti è mai capitato di trovare quello che ne sa di musica e ti cita numeri, la chitarra che aveva. Io quelle cose lì zero, i nomi delle band non riesco a farlo in niente, neanche nel cinema, che è la mia passione assoluta. E la stessa cosa nei libri e tutto. E molto spesso mi accorgo che magari sei lì e tantissime persone danno l'informazione di aver letto L'Odissea, di aver letto qualcosa di della Rowling's. Ma chi è che non ha letto un libro della Rowling's oggi? Chi è che non ha? Stephen King, Shining, l'abbiamo letto tutti. Il libro è 100 volte più bello del... Perché? Shining. E poi magari invece non hai visto perché né il film né letto il libro. Però sono quelle cose che sono entrate nel devi averlo fatto. E secondo me Agatha Christie hai ragione, è su quell'onda lì. Ma ti dirò che nel personale io cerco sempre di avere a disposizione roba che poi io riesca a entrarci nel profondo o rimanere superficiale, però almeno ce l'ho lì. Chissà, un domani mi ci addentro. Però questa cosa è molto vera. Quando la Rowling è venuta fuori con tutta la sua bellissima saga, io ero praticamente grande, nel senso che io non ci sono cresciuta, però me li sono andata a rivedere, a rileggere. Fantozzi, cioè tu non puoi non aver visto Fantozzi. Sono quelle cose lì, no? Ok, quello ce l'ho però, vedi? Fantozzi. Sì, su quello sono ferrata. Però giustamente ci sono pezzi saldi della nostra cultura che passano effettivamente sul superficiale. Sai il nome, sai chi è più o meno, che cosa ha fatto, però poi... E poi magari invece in realtà non era una tua realtà storica. Facciamolo questo però. Sì, Acme serve anche a questo, sì, no? Ma ci porta su quella strada. Beh, se non avete mai letto niente ma di te lo presto. Cioè, no, me lo presti tu magari. Ecco così. Qua. Sì, tranquilli. Comunque dicevamo, considerata una... C'è una cosa che mi ha colpito molto della vita di Agatha Christie. Molto spesso quando leggo le biografie ci sono delle cose incredibili, tipo ha creato 70 personaggi, ha scritto 300 libri, ha fatto 19 opere teatrali, ha vissuto 86 anni e ha scritto... È una delle poche, questa è una figata, che ha fatto morire il suo personaggio principale, perché Hercule Poirot poi muore nell'ultimo romanzo da lei scritto poco prima della sua morte, quindi vuol dire che ha continuato a scrivere fino alla fine, questo glielo invidio. La roba che mi ha colpito mentre leggevo la sua biografia è stata, adesso la sto andando a cercare al volo per darvi l'informazione corretta, che praticamente, eccolo qua,
Nel 1923 lei stava ancora con il super colonnello dell'esercito dell'aeronautica lì, così, il signor Christie, e nel 1923 parte insieme al marito per un viaggio intorno al mondo che era spesato. Cioè, praticamente dalla rivista, perché ha il contratto con la rivista Sketch per scrivere 12 racconti con protagonista Ercole Poirot, e lei lo fa girando per il mondo per trovare delle idee. Praticamente Agatha Christie è stata la prima influencer. Cioè, cazzo, sono solo quelli che, sai, magari ti fai le foto con Instagram o hai il tuo profilo Facebook e poi, che so, arriva Coca-Cola e ti dice vai in giro per il mondo a mie spese, sponsor, e fatti foto ovunque. Fai l'influencer. E lei, cazzo, lo è stata. Cioè, bellissimo. Poi magari era una consuetudine in quegli anni lì, non lo so, però quando ho letto questa roba qua, in tutto l'incredibile trascorso della vita di Agatha Christie, mi ha colpito questa cosa qua, perché è stramoderna da questo punto di vista. Sì, sì, è vero, anche il fatto di insomma mollare la sicurezza dell'appartamento eccetera, e prendersi, andare a fare un viaggio, poi col marito tra l'altro, cioè prendeva e col marito, era un viaggio, scusate, un viaggio simile amoroso, ma in realtà con lo sfondo lavorativo. Sì, perché lei doveva scrivere 12 racconti per un viaggio intorno al mondo. Non dice quanto tempo stanno via, però potenzialmente comunque 12 racconti è tanto. Sì, secondo me hanno litigato lì. Può essere, sono stati troppo insieme. Sicuro. Ma hai rotto i coglioni. Sì, sì, ma probabilmente il declino della storia della relazione amorosa è iniziato proprio lì. Non puoi stare con uno e fare il giro del mondo e non romperti le palle. Beh, sì, non lo so, cioè, anche perché chissà com'era in quegli anni. Ma chissà com'era, bravo, cosa hanno usato? È quel... vari mezzi. Beh, sicuramente voglio sperare che abbiano usato anche l'Orient Express. Sì. Anche se lei in realtà l'omicidio sull'Orient Express l'ha scritto molto dopo aver lasciato anche il marito, mentre era a... dov'è che ho letto? A Baghdad. A Baghdad. A Baghdad, giusto, ok. Quindi, cioè, figata, era... anche lì cosa sarà stato, il 30, 35, 40, forse dopo andremo a vedere nel blocco pubblicitario, e lei era a Baghdad. Cioè, che sì, è fantastico. Se tu ci pensi, in quegli anni tu pensi che questi grandi abbiano vissuto sempre nel loro castello, sulla poltrona col cane sotto, il bourbon da girare e invece cazzo questi giravano. Io ho letto la biografia di Hemingway, era un pazzo, era ovunque nel mondo. Ma e... che invidia, ma cioè bellissimo, perché parliamo un pochino. Sì, ma tantissimo. Anch'io, perché c'era, credo, scelleratezza, non spensieratezza. Probabilmente non eri consapevole di quello che poteva succedere, sì, nel mondo, e questi magari si sono fatti mesi in Africa, e che tu vai oggi e però devo fare prima l'antimalarica. Questi minchia partivano con l'elefante e il rinoceronte, andavano, s'ammalavano, morivano, tornavano con tre dita in meno, e però avevano vissuto. E poi scrivevano. Roba pesantissima, cioè proprio... Vi stiamo invidiando. Sentite anche voi dai nostri toni di voce che li stiamo invidiando profondamente? E siamo arrivati alla fine di questo argomento precisi, perché mancano 10 secondi all'inizio della prossima canzone. Perfetto, avevo detto che stava andando bene. Perfetto. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo scelto una mandria di manzi per la dottoressa Maria Cristina Cristi. Madonna, questi sono i Backstreet Boys, è perfettamente in linea con la puntata di oggi.
Everybody, cantano i Backstreet Boys. Live.it The next step. Tra l'altro oggi bellissimo, ho visto questa immagine di Sesame Street, che è questo bellissimo show che facevano, forse fanno tuttora negli Stati Uniti, con questi pupazzi, tipo c'era il Cookie Monster, Elmo, bla bla bla. Giancarlo Magalli. Giancarlo anche Magalli, assolutamente. Che spiega perché la nostra generazione è così cinica, perché praticamente c'è questa battuta in cui uno dei due personaggi dice: ma la dico dopo perché non me la ricordo, per ridere. Bravissima. Inner City Life, ogni lunedì alle 21 su replive.it. Meravigliosa. Perfetta per oggi, dai. Vero, vero. Amico, amico alieno. Ah già. Amico, amico. Mi ero dimenticata, ci sei anche tu. Oggi si è sentito liberissimo, eh. È andato credo. In giro a curiosare. Quel drogato. A piccare il naso per notizie, come dire, per cercare notizie un po' piccanti nella galassia. E se libertà e musica, secondo voi, sono un binomio perfetto, ecco il festival adatto a tutti voi. Gypsy and Vanilla, ogni venerdì alle 14 su replive.it. Ciao, sono la Giulia, stai ascoltando replive.it. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar. La fede con la cri, 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 cri. Rientra Acme nella puntata speciale di Halloween. Voi non lo sapete perché ci state ascoltando nel futuro, ma noi in questo momento siamo prossimi alla puntata di Halloween, alla settimana di Halloween, a vestirci da Halloween, perché noi siamo giovani, o così pensavamo io e la Cree, mentre passavamo i Backstreet Boys e dicendo: di che anno sarà questa canzone per ragazzini giovani? Everybody dei Backstreet Boys,
a 20 anni, ragazzi, è uscita nel 1997. Io e la Cri ci siamo guardati e ci siamo contati le rughe a vicenda. Due. E le a lei. Però, vabbè, nel frattempo è arrivata la reale detentrice di questo scettro, che è il microfono di Replive e di Acme, mentre noi stiamo massacrando il suo format dicendo un sacco di scempiaggini. Però lei si è fidata e ha messo il Fratus al microfono. No, allora guarda, in realtà è andato parecchio bene. Certo, non ha le tette, quindi quello già è un punto a suo sfavore. Vabbè, comunque. Puoi chiederlo alla perché devi sapere che il seno è correlato al cervello. Quindi più vabbè, te lo spiego dopo. Okay. Quindi in realtà se l'è cavata parecchio bene. È anche entrato nel vivo di un argomento abbastanza non direi femminista, però sensibile al tema del femminismo, mettiamola così. Ho piegato la testa di lato e sono diventata una persona sensibile. Guarda, si è anche spostato la ciocca di capelli dietro l'orecchio. Quindi ce l'ha. Lo possiamo considerare approved. Ok, allora, mentre noi aspettiamo di cogliere la decisione della Fede se parteciperà alla puntata in ruolo di co-speaker con la dottoressa Cri dal lato del microfonone, o se rivorrà la sua regia, io vi do altri, perché io sono l'uomo degli aneddoti o l'uomo dei numeri, quello che prende tempo con i numeri, perché è più facile prendere tempo con i numeri. E allora vi dico questo, che la produzione letteraria di Agatha Christie è vastissima, prima di tutto, e ha venduto una roba tipo 2 miliardi di copie dei suoi libri, che se ha preso un euro da ogni copia venduta, non è che se l'è passata male nella vita. 44 lingue differenti in cui sono stati tradotti i suoi libri. È stata tradotta e prodotta, visto che lei è una scrittrice inglese, come autrice inglese, è seconda soltanto alle opere di Shakespeare e a quell'altro libro abbastanza conosciuto, sì, che è la Bibbia. Poi non so se questi dati che la Fede ha recuperato per noi sono aggiornati anche a il fenomeno Rowlings, perché lì poi si spezzano un po' tutti i vari numeri e cose incredibili. Quindi andremo a vedere se la Rowlings è riuscita a battere Agatha Christie, che tornerà in occasione di Halloween dal mondo dei morti e con le sue profonde conoscenze di veleni e omicidi riuscirà a risolvere anche il problema Rowlings. Dai, ma l'hai letta Rowlings? Sì, ho cominciato a leggerla, poi ho preso il libro e l'ho lanciato. No, allora, sicuramente devi iniziare dall'inizio. Cazzo, sono partito da metà del terzo libro. Quindi i primi tre libri in una settimana li hai finiti, quattro. No, non ce l'ho fatta. Devi resistere. Devi resistere. Due volte ho avuto questa devi situazione fare, tia. Qui. Leggendo la Rowlings con Harry Potter e leggendo lei con Fifth Shades of Grey. No, su quello io non ce la posso fare. Però la Rowling. E anche lì mi hanno detto: devi riuscire. No, quello no. Tieni duro. No, no. No, vabbè. Ok. Vabbè, però ti assicuro che ne vale la pena. Sì? Ok. Vabbè, detto questo, quindi era ricca Agatha? Non lo so, cioè nel senso, perché come sempre accade, poi magari ha venduto 2 miliardi di copie dopo il cos'era, 12 gennaio 1976. Quando ha lasciato quando questa è morta, terra. Sì. Magari dopo lì hanno detto, cazzo è morta Agatha Christie, e tutti a comprare su iTunes i suoi ebook. E era ricca. Può la essere. Fede ci fa cenno di no col mento e con una mano a cucchiaio dice... Prima. Dicelo. Però adesso si sta mettendo delle cuffie rosa, quindi sarà più gentile. Ciao Fede. No, allora già sono qua con delle cuffie rosa e questo mi mette troppo in a disagio. Io e Rosa non siamo fatti l'uno per l'altra. Comunque, per rispondere alle vostre domande... Scusa, io continuo a pensare che fissa la Fede con le cuffie rosa. Ti dona invece, sai? No, lo odio. Comunque, la nostra amica Agatha Christie, dato che ormai è mia amica anche mentre ero in treno nei 90 minuti di ritardo, lei ha comunque goduto del suo successo anche mentre era in vita, vedendo anche vari sceneggiati che poi sono stati fatti in televisione, film, eccetera, alcuni... gradendoli e altri invece dicendo no, non sono d'accordo. Quindi già in vita ha avuto abbastanza successo. Non so poi se fosse ricca davvero, però il successo lo ha vissuto, non come
grandi artisti tipo Van Gogh, che invece purtroppo è morto povero. Da molto 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 povero. Che poi tra le altre cose, cioè, siamo fessi anche io e te. Abbiamo passato parte della prima tempo a dire che è stata la prima influencer, gli hanno pagato il giro del mondo per fare i viaggi, e poi chissà se era ricca. Cioè proprio. Comunque per questo che non ha fatto figli, perché, cioè, se li sapeva godere i suoi soldi. No, lei ha avuto una figlia. Una sola figlia, una sì. sola dal, ma dal primo marito. Primo. Perché dopo ha detto con quello Basta. Giovane è meglio. Me la godo. Come si chiamava il secondo marito? Adesso io lo vado a cercare. Era, allora, la figlia era Rosalind, l'unica figlia che ha avuto dal colonnello Archibald Christie della Royal Flying Corps. Mentre invece dopo, mica scema, continuando quel discorso che abbiamo fatto all'inizio di come questi grandissimi personaggi di quegli anni erano straemancipati, si è presa il Toy Boy. Perché dopo... Vabbè, ma come si è prevenuto? Cioè, non è che proprio era un Toy Boy, lei si è innamorata di questo giovane uomo e l'amore non ha età. Cioè, l'amore... Scusami, sì. Non è che per forza tu ti innamori di una persona che ha la tua stessa età. L'amore è amore. Sì, sì. No, beh, per dire, comunque tu immaginati in quegli no, anni. No, sei un uomo prevenuto. Sono un uomo primitivo. Diciamo che Tia fa un po' la mia parte, cioè quella che faccio io di solito. Ah, okay. E invece la Fede rimane nel suo ruolo. Cioè io faccio quella un po'... come dire, un po' acida. Acidella, vedi? E invece la Fede fa la romantica. Sì. Quando succedono queste cose mi dispiace di non avere, come nelle radio con le fighe, l'altro computer, quella con cui puoi fare preascolto e mettere le canzoni al punto in cui è corretto. Cosa avresti messo? Avrei messo, sai, quella... Tu sei romantica. Allora sì, io sono molto romantica, anche se odio il rosa, e oggi con questo rosa sono davvero caustica invece. Ma è rosa antico, non ti preoccupare. No, è rosa maiale. Chewing gum. E scusa, immaginate Agatha Christie che si innamora di questo archeologo. Cioè un archeologo è un uomo che ha quel senso dell'avventura. Cioè immaginatevi tipo, come si chiama quello col cappello famoso? Indiana Jones. Indiana Jones. Quello lì, sai. Che belle che appena siamo appena io e lei da questa parte. Cioè, tipo una specie di Indiana Jones. Lei lo guarda, si innamora e dice: Matthew, no, Max. Max, vabbè. Max, ti amo. Cioè, è così in mezzo alle foreste mentre lui scavava e trova fossili. Cioè, è bellissima questa scena. Fantastico. Scusa, Agatha, puoi togliere il piede da lì che c'è sotto un fossile che nessuno ha mai visto? Cioè, cose di questo poteva, tipo. Poteva. Tu dici. Esatto. Figata. Comunque, per gli archivi, nel 1930 lei si sposa con Max Mallowan. Cioè, poi anche i nomi di quegli anni lì erano incredibili. Cioè, lei si sposa la prima volta con Archibald Christie e dopo con Max Mallowan. Vabbè, i cognomi erano strani. Il cognome. Cioè, Max... E beh, Archibald invece. Archibaldo. Anche perché Max è, certo, Max è il diminutivo, sicuramente questo è Maximilian e Mallowan. E qui ci starebbe giusto giusto una canzone adatta a me. Hai ragione, e infatti è proprio per questo che l'abbiamo scelta, ed è arrivato il momento di un momento romantico con dei no. con delle note invece più aggressive. Io che intendevo, sono quelle della Cree. Io intendevo una canzone del mio Maximilian, che è Max Gazzè, invece avete scelto... Vabbè, una donna che si veste di rosa. Per Halloween, Fede. A tra poco. È horror. Lady Gaga, Bad Romance. Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what's your bad romance? Touch of your hair, hey! I want your leather studded.
je donne l'amour. I don't wanna be friends. Fiette rosa mi stanno dando questa... Scusa, devo interromperti perché oggi le canzoni vengono disannunciate con Bad Romance, canta Lady Gaga. Come mai questa scelta? Perché c'è stato un episodio non previsto ovviamente, cioè proprio... All'interno della prima canzone a metà uno speaker che però veniva dal passato, credo, ha disannunciato a metà così la canzone. Quindi per non far sembrare che fosse una cosa non voluta, allora abbiamo continuato a farlo per tutta la puntata. Ah, ok. Ma comunque dicevamo, visto che ci siamo mossi questo dubbio della ricchezza di Agatha Christie all'interno della sua vita, dissimulando attenzione nelle cose di cui stavano parlando la Fede e la Cri all'interno della canzone Bad Romance, sono andato a controllare e Agatha Christie ha guadagnato 20 milioni di sterline durante la sua vita. Te lo dicevo, non so se è un dato aggiornato, non credo, o se quindi stiamo parlando di una cifra tipo incredibile, visto che lei è degli anni primo novecento, quindi cioè 20 milioni di sterline non al cambio, credo che sia una cifra mostruosa, veramente. Oggi sarebbe la più ricca del reame, cioè... Aveva anche lo specchio quello... È per questo che l'abbiamo scelta, Fratus, perché è un esempio di donna che ce l'ha fatta in vita. Che ce l'ha fatta, di brutto. Non sono tante, Ma questa... A parte noi due, ovviamente, che siamo qua, vedrai, adesso spacchiamo tutto, perché sicuramente ce la possiamo fare. Però... Poi con queste cuffie rosa. Sì, tra la cosa divertente... Beh, aspetta però, sì. Io donna dei selfie. Beh. Oggi voglio, pretendo un selfie, così i nostri ascoltatori possono vedere in quali condizioni siamo con queste cuffie. Va bene. Queste sono situazioni di lavoro terribili. Schiavitù su Reply. Voglio un selfie. Voglio subito. Subito. E che venga fatto ora. Comunque, oltre al fatto che Agatha Christie è stata una delle prime influencer, così abbiamo visto nella prima parte, ha avuto una vita, nonostante fosse la prima parte del 1900, completamente attuale. Se tu togli le date e metti tutto quello che è successo ad Agatha Christie, è una vita assolutamente contemporanea. Lei... praticamente studia, fa degli studi, ma non riescono a portarla nella direzione che voleva. Lei voleva cantare a livello lirico, ma non però riesce. Non era molto dotata, cioè nel senso. Sì, sì, cioè prova a fare questa cosa, trova l'amore, si sposa, una figlia, poi... divorzia. Prima di divorziare comunque riesce ad assicurarsi una carriera come donna di successo. E stiamo sempre parlando della prima parte degli anni del 1900. Non si rende anche disponibile come infermiera e quindi da lì impara tutti i vari segreti sui veleni? Sì, ha anche una carriera di questo tipo. Di volontariato, tipo. Di comunque ha aiuto. Ha una figlia, divorzia, trova un secondo amore nella sua vita. Trova un amore romantico nella sua seconda parte della vita. Diventa ricca e poi ha anche... il momento gossip nella sua vita, perché nel 1926, quando divorzia dal suo primo marito Archibald Christie, a cui deve il cognome che continuerà a tenere per i picci, fondamentalmente, perché tutti lei è conosciuta come Agatha Christie e quindi continuerà a chiamarsi così e non tornerà al suo Miller, ma succede anche un devasto, perché lei, quando viene lasciata, ha questo momento di smarrimento emotivo, addirittura scompare
e viene si ritrovata rifugia in un albergo registrato col nome dell'amante del marito, una roba proprio da film, tanto che sul gruppo Sai di Cane Grate Se hanno cominciato a scrivere ma secondo me ho fatto apposta così piogge di like, cose così, il web si indigna e via discorrendo. Cioè, però probabilmente potrebbe essere anche tutta una bella montatura, indubbiamente potrebbe essere. Tutto può essere. Come? Però questa però descritta così è successo ieri, dai, è il caso canonico che lo vai a leggere online. Oh, secondo me si è inventata tutte, e quelle che dicono ah brutta troia, e quelle altre che invece dicono ah poverina si è così, si è sfasciata. Sì, è incredibile veramente. Influencer gira il mondo con lei, aveva come sponsor Sketch, oggi probabilmente hanno Instagram, maligneranno tutti i suoi conoscenti che è una montatura pubblicitaria questo caso in cui lei perde la brocca e scompare, e è forte. Però mi ha colpito, tant'è che quando poi scrive la sua biografia, lei questo particolare momento non lo descrive nemmeno, cosa che mi lascia pensare che probabilmente è stato realmente un crollo emotivo, perché sai, di solito uno vive queste cose in maniera con vergogna, ecco, diciamo così. Quindi se fosse stata un'abile mossa pubblicitaria l'avrebbe probabilmente riportata come oh, ero distrutta perché quell'uomo, io ero veramente innamorata, quell'uomo mi ha usata e sì, è per questo che gli ho rubato il cognome. E però invece il fatto di averla tolta potrebbe essere effettivamente stato un momento molto delicato della sua vita. Sì, probabilmente forse non è andata proprio così col dettaglio del cognome dell'amante, del marito, però vabbè, insomma, fatto è che nello stesso anno, oltre al divorziare dal marito, perde anche la madre, che sappiamo essere stata molto importante per lei, soprattutto perché l'ha fatta nascere. No, perché l'ha istruita. Okay. Dai, Fratus, è vero, diglielo. Perché lei non è neanche andata a scuola. No. Non ha vissuto il dito inquisitorio degli insegnanti, ha vissuto direttamente quello della madre. In una mano il dito pedagogico e nell'altra il bastone del potere. Cioè, così. Il dito pedagogico, Fede, te lo ricordi? Eccolo qua. È lì pronto, è lì pronto. L'ho giusto usato tutto il giorno oggi. Quindi questa madre che la lascia, insomma, che muore, deve essere stato un bel colpo per lei, perché in effetti tutto quello che ha imparato deriva proprio dal rapporto, dal bellissimo rapporto che aveva con lei. È vero. Il padre invece era già morto? No, questo non lo ricordo, perché viene citata spesso la madre nella prima parte della nostra scheda legata ad Agatha Christie, ma non il personaggio del... Sì, no, c'era scritto nella biografia che muore abbastanza all'inizio, cioè mentre lei era ragazzina. Facciamo la voce di quelli che leggono velocemente. Il padre muore, ah sì, eccolo lì, il padre muore. Lo riassumiamo così. Comunque abbiamo detto prima che addirittura è arrivata nel 1930 a Baghdad, che vabbè, probabilmente non era nelle condizioni in cui è adesso, ma avrà incontrato 1001 realtà quando è lì a Baghdad, tanto da trovare l'ispirazione per l'assassinio sull'Orient Express, che nota di servizio nel 2017 sta per uscire il film dell'omicidio sull'Orient Express. Io sono già in coda per andare a vederlo, e quindi ancora oggi il mito di Agatha Christie non scompare. Ma una domanda. Sì. Ma qui non te l'ho chiesto. Ma tu hai mai letto Agatha Christie? È stata la prima. Invece che chiedermi ciao Cri come stai, mi ha chiesto ma tu hai mai letto Agatha Christie? E gli ho detto veramente mi sa di no. Però tu te lo devi perché istruire tu, sì? Tu. No. Cazzo, vedi? Vedi, è quello che stavamo dicendo, che probabilmente Agatha Christie è uno di quei personaggi che, cioè, Agatha Christie. Cos'hai letto tu? Ecco, cosa hai letto tu? Dai, sai quelle cose che giochi al rimbalzo, no? Okay. Pink Floyd, uguale, che è la stessa cosa che abbiamo detto prima. Quindi ci siamo promessi, io mi sono promessa, l'ho promesso a Tia e agli ascoltatori, che leggerò sicuramente un Agatha Christie. Va bene, io giusto stamattina mentre eravamo in macchina invece ho detto la cosa opposta, perché a me i gialli non piacciono e quindi ho detto no. Non è un genere che mi attira, no, però, no. Cioè, la stimo tantissimo, però i gialli mi spiace. Ma trasformando questo programma nel circolo Pickwick, quindi tagliando fuori tutti i vari ascoltatori, stavo dicendo
dicendo: ma tu non puoi dire che non ti piacciono i gialli, quando io ti ho incontrata prima di presentarsi come Federica Marcucci insegnante, lei mi ha detto: ciao, a me piace la signora in giallo. Cioè, praticamente no! Allora scusa, non torna. Ma io adoro la signora Fletcher, ma non per questo mi piace leggere gialli, cioè adoro guardarli. Cioè probabilmente la signora Fletcher è ispirata a Miss Marple, che è il personaggio di, ma certo, di Agatha Christie. Però leggerli mi fa paura. Allora, la signora in giallo, la sì, signora Fletcher, la guardo quando c'è su Rete 4 nella pausa pranzo, cioè la guardavo quando riuscivo nella pausa pranzo, quindi è giorno, anche se ci sono degli omicidi, delle cose, non ho paura, cioè faccio in tempo a dimenticarmelo prima che arrivi buio. E invece leggere un libro di solito lo leggo sempre di sera, quindi okay, cioè, mi addormento, poi ho paura. Fratus, poi dopo dobbiamo tenere la luce accesa di notte. Quello è un casino. È un casino. Beh, basta mettere sotto delle musichette allegre e simili. Perché allora qui arriviamo, visto che sta arrivando la fine anche di questa ultima parte, poi rientreremo per i saluti e qualche altra informazione. È il momento aneddoto. Io non posso uscirne da un programma senza un aneddoto. Mi dispiace, è tipo una cosa della religione fratussiana. E allora ho detto: mentre tu ascolti, cioè scusa, mentre tu leggi, la Fede ha detto: ma io ho paura del buio dopo, se ascolto, se leggo Agatha Christie la sera sul divano con la coperta, il tè e ascoltando i Goblin come abbiamo messo noi all'inizio. Ed è vero, tant'è che la musica ti rimane completamente in testa. Io ad esempio ho un problema con Agatha Christie, è che ogni volta che qualcuno dice Agatha Christie a me viene in mente 10 piccoli indiani, perché come ho detto è l'unico libro di Agatha Christie che ho portato a compimento, e quindi se tu dici Agatha Christie a me viene in mente quello. E come io dico 10 piccoli indiani, ho un problema che nella mia testa si schiaccia play, proprio, ma non play come negli lettori MP3, proprio nel mangiacassette, col clac così, e comincia ad avvenire questo nella mia testa. Boom, automatico. Agatha Christie, 10 piccoli indiani, It Must Have Been Love dei Roxette. Perché? Perché mia sorella andava sempre in fissa con le canzoni che le piacevano e le ascoltava anche per tutto il giorno, per tutta la settimana. E a me è rimasto in testa questo leggendo 10 piccoli indiani. Cioè la gente moriva, ma it must have been love. On my pillow, leave the winter. On the ground, I wake up lonely. A stare of silence in the bedroom.
70 direttamente con questa canzone. Beh, no, dai, anni 80. Va bene. Perché ricordiamoci che una canzone uscita negli anni 80, una canzone uscita negli anni 90, oggi ha 30 anni. Cioè, ricordiamoci, ci siamo resi conto. Sì, della non nostra... è che 30 anni sono, cioè, sono 30 anni. Eh no, ma questo riferimento l'abbiamo avuto passando la prima scelta della dottoressa Maria Cristina Cristi, che era Everybody dei Backstreet Boys, no? 1997, una canzone che tu dici, ah, la canzone dei giovani. 20 anni. Cazzo, 20 anni. Eh sì, bravo. Cioè, i giovani non erano neanche nati quando c'era quella canzone lì. Quando quella canzone lì è uscita e noi eravamo giovani, i giovani non erano neanche nati. Cioè, i loro genitori non erano neanche sposati. Che depressione. E niente, questo. E quindi una canzone degli anni 80 in realtà ha tutta la sua età oggi. Certo, un'ottima età nei corpi della fede della Cri. Ah beh, questo indubbiamente. No, mi sembra che disfruttava questi 30 anni, cioè 30 anni sono una gioventù freschissima. No, guarda, lo sai che oggi non dirò niente che possa innervosirti. Stai perché mi rendo conto che sarei a rischio da questo punto di vista. Comunque, questa è stata la puntata di Acme. Grazie Fratus che mi hai sostituito in questo delirio di treni, ritardi e giornate in cui è meglio non uscire di casa. Ok, state a casa perché è Halloween. E soprattutto tutto, It Must Have Been Love, cantano i Roxette. No. Va bene, un saluto a settimana prossima, in realtà con lo standard invece a cui siete abituati di Acme. Io non ci sarò, non ci sarà credo neanche la dottoressa Cri, che tornerà tra quattro settimane per la nostra puntata sulle donne. Certo, ma lo sai che hanno reso illegale questa cosa delle 4 settimane? Ah, dovrai sì. Tornare tra un mese a questo punto, non si possono fare più le tariffe a 4 settimane. Oh, finalmente! Oh, cazzo! Ladri! Ecco! Ah, veramente, una bella idea. Bene, ne avremo un mese per scegliere la nostra prossima donna che vorremo in una delle nostre vie. E comunque così, uno scoop tra di noi. Questa sera io e il Fratus, in onore della grande Frida Kahlo che io amo e adoro con tutta me stessa, ci travestiremo appunto da Frida Kahlo e Diego Rivera. Quindi... Fratus, posteremo le foto. Vabbè, questo indubbiamente. Insieme al podcast su Frida Kahlo. Vabbè, questo indubbiamente. Certo. Quindi, li aspettiamo. Quindi, Fratus, abbiamo poco tempo, corriamo perché bisogna andare a Milano. Va bene. Allora, la prossima puntata di questo splendido programma di educazione e cultura, Acme, eseguito da La Fede e la Cri. Sanremo, siamo. Ciao. Ehi, Cri, che cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede, tentare di conquistare Canigrate e il mondo. La Fede con Riplive.it. The next step.